Come pulire vetrate scorrevoli. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio spiegare come pulire vetrate scorrevoli in qualsiasi materiale, quindi sia che parliamo alluminio, PVC o legno alluminio. In tutti i casi bisogna utilizzare sempre dei prodotti neutri, quindi non utilizzare detergenti aggressivi come degli sgrassanti forti, soprattutto gli sgrassanti che hanno all'interno dei grumi, dei pallini di materiale abrasivo. Quelli andranno comunque a danneggiare sia la parte di materiale, quindi di infisso in legno, in PVC o in alluminio, e a danneggiare anche il vetro, perché lo andranno a rigare. Lo stesso discorso vale anche per le spugne da utilizzare, sempre una spugna morbida e mai le spugne abrasive, quindi quelle spugne classiche che vediamo, gialle e verde. Dalla parte del giallo va bene, dalla parte del verde assolutamente no. Poi se c'hai un angolino, un punticino, 2-3 mm di materiale che proprio non riesci a mandare via, magari non nel vetro ma nella parte opaca, puoi dare, poi perderai un pochettino di brillantezza, rovinerai magari un pochettino la verde, ma almeno mandi via la parte di sporco veramente brutto, magari un qualcosa di nero che è attaccato all'infisso. E comunque non utilizzare poi neanche le spranghine, quelle in metallo, perché quelle sono ancora peggio. E in ultimo ti voglio dire, se hai fatto questa chiave di ricerca come pulire le vetrate, perché magari sono talmente danneggiate, talmente sporche, una casa magari che è stata abbandonata nel tempo, è stata comprata all'asta e non sono reparabili, ti dovrai muovere appunto per acquistare nuove vetrate scorrevoli. E nel mondo delle vetrate scorrevoli è difficile affidarti a chi te le deve vendere, perché lui tirerà sempre l'acqua al suo mulino. E proprio per questo motivo ho ideato un sistema di consulenza per la ricerca del migliore infisso e della miglior vetrata, e soprattutto del miglior vetro, perché in una vetrata scorrevole presumo che sia di grandi dimensioni e quindi il vetro gioca un ruolo fondamentale. Se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video.